Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Apriamo dando un'occhiata velocemente all'andamento della pandemia in Toscana. Sono 326 nuovi positivi su 12.655 test. L'età media è di 32 anni, quella dei nuovi positivi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58. Non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore. Rispetto a domenica scorsa, il numero dei contagi giornalieri e lo stesso tasso anche di positività si è più che dimezzato. Il 1 agosto, infatti, erano stati 702 i casi. I ricoveri sono 193. Di cui 23 in terapia intensiva. E adesso parliamo del Monte dei Paschi, lo sapete, una questione che tiene banco ormai da diversi giorni anche a livello nazionale. L'antica banca toscana è stata salvata da soldi pubblici per ben 3 volte negli ultimi 10 anni. Dal 2017 il 68% della banca è controllato dallo Stato, che però dovrà lasciarne l'azionariato entro la fine del 2021 in base agli accordi con la Commissione europea. E qui iniziano i problemi, perché la parte della trattativa con Unicredit, che sta portando avanti appunto il Ministero del Tesoro, domani lo stesso Franco sarà in audizione in Commissione Finanza della Camera, ebbene la parte della trattativa più complicata è dovuta al fatto che Unicredit vuole prendersi solamente la parte buona, cioè sostanzialmente, del Monte dei Paschi, non vuole accollarsi i debiti e i crediti deteriorati. Naturalmente, per quanto interessa la Toscana, la vicenda del Monte è legata strettamente al territorio. Anche il Presidente Gianni ovviamente si è espresso in questo senso nei giorni scorsi, cercherà anche di coinvolgere, ha detto, i parlamentari toscani, ma oggi il sindaco di Siena ha voluto convocare una conferenza stampa proprio per fare il punto sul Monte dei Paschi e per sottolineare quanto comunque la banca sia legata al territorio. Per noi, proprio a Siena, c'è Gigliola Cariddi, che sta seguendo proprio in questi minuti, ancora in corso, la conferenza stampa del sindaco. Gigliola, che cosa è emerso? Sì, buongiorno Chiara, appunto vedete alle mie spalle il sindaco sta ancora parlando. Il sindaco all'inizio ha fatto proprio un'analisi, ha parlato di tutto quello che è successo, delle problematiche della banca da tempo, e però soprattutto ha fatto un grosso richiamo alla politica, perché ha detto che c'è bisogno di scelte politiche e non solo tecniche, come è stato per Anton Veneta, ma sentiamolo subito. La politica sta cedendo davanti alle soluzioni tecniche, per cui dopo che l'EBA ci ha detto che la banca non è in grado di andare avanti per molto, ora parlano i tecnici di quello che è possibile fare, di distinguere il grano dall'olio, di distinguere le cose buone e quelle da buttare, ma bisogna decidersi. Se nel momento in cui è la politica a fare delle scelte, perché non mi potete far credere mai che la scelta di acquistare la 121 sia stata una scelta squisitamente tecnica, non mi potrete mai far credere che la scelta di avere acquisito la Anton Veneta non sia stata il frutto di una decisione squisitamente politica, quando Santander si è accorto di che cosa effettivamente aveva comprato. E allora la politica, quella alta, deve operare per risolvere questo problema. Un problema che riguarda naturalmente l'occupazione, sono migliaia i lavoratori del Monte dei Paschi che rischiano il posto di lavoro, senza considerare l'indotto, poi ci sono tutti gli immobili, ha sottolineato il sindaco, ecco, ha detto soprattutto basta legare la questione del Monte dei Paschi a una questione anche di consenso politico, ha detto il territorio merita molto di più e non si merita il Monte dei Paschi di Siena di essere rottamato. Ma a proposito di questione di lavoro e di operai, di lavoratori che sono rimasti diciamo con un'email in mano, come si dice, c'è poi la questione della GKN. Ora, a metà luglio gli ex presidenti della regione toscana Chiti, Martini e Rossi avevano promosso un comitato proprio a sostegno dei lavoratori. Oggi hanno fatto un po' il punto su quante firme sono state raccolte. Sentiamo allora le voci dei tre ex presidenti di regione. Ci sono attorno a 6.500 firme, e questo è importante perché vuol dire che c'è un pezzo di società, non soltanto gli interessati, che pure sono tanti, 422 famiglie e lavoratori che sono coinvolti. C'è un forte senso di solidarietà della società. Questo è importante perché giovedì ci sarà una trattativa non facile al governo,
e bisogna spingere perché ci sia una soluzione positiva. Un'ingiustizia, soprattutto un precedente sbagliato e pericoloso, perché se questa diventa la regola, che si può licenziare con una mail senza nessuna considerazione del dialogo sociale, sindacale, istituzionale, si apre una pagina complicata per la Toscana e per tutto il paese. Chi sarà domani a discutere? Ci sarà un momento importante della trattativa domani proprio qui alla prefettura. Sappia che con loro, a difesa dei lavoratori, ci sono anche queste migliaia di firme, che è una cosa che credo potrà essere fatta pesare, perché sono firme che provengono da tanti settori della società, più vari, politici, sindacali, anche di tipo religioso, e credo che questa petizione possa valere anche nei confronti del governo, a cui chiediamo di intervenire, a cui chiediamo di trovare una soluzione. Per dirla in una parola, mi fermo, nessuno meglio di Draghi può tentare di trovare una soluzione ad un caso così disperato. Una donna è morta stamani dopo essere stata investita da un camion adibito al trasporto di marmo in via Aurelia, in prossimità della stazione ferroviaria di Querceta, in provincia di Lucca. L'incidente è avvenuto intorno alle 10. La donna era a piedi. L'autista del camion, in stato di shock, è stato accompagnato all'ospedale della Versilia. Sono intervenuti in automedica, l'ambulanza della Croce Bianca. Sul posto anche i vigili del fuoco. Per la donna però non c'è stato niente da fare. Schiaffi, cinghiate agli operai sfruttati. La procura di Prato chiude l'inchiesta dei coniugi finiti in manette a maggio. Chiusa in tempi record l'inchiesta sullo sfruttamento degli operai della pelletteria Serena, l'azienda di Poggio a Caiano gestita da due imprenditori cinesi, marito e moglie, il primo rimasto agli arresti domiciliari, la seconda finita in carcere dopo aver violato la misura cautelare. I sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli hanno inviato gli avvisi di conclusione delle indagini, non soltanto per il trattamento che i coniugi hanno riservato ai loro 18 dipendenti, ma anche per una serie di reati fiscali. Gli inquirenti, che cominciarono a indagare sui due imprenditori dopo la denuncia presentata dalla Camera del Lavoro di Prato sulla scorta della segnalazione ricevuta da tre operai africani, riscontrarono pesanti irregolarità che convinsero la Procura a chiedere e ottenere il sequestro preventivo di 900.000 euro, vale a dire l'ammontare del profitto che, secondo quanto emerso, sarebbe stato realizzato con il reato di evasione fiscale. Insieme ai due cinesi erano stati coinvolti nell'inchiesta due imprenditori italiani che però sarebbero risultati estranei alle contestazioni, nonostante avessero rapporti di lavoro con la pelletteria alla quale commissionavano lavori in subappalto. Resta invece in piedi la posizione della cinese, che avrebbe avuto il ruolo di prestanome, consentendo a marito e moglie di fare impresa senza comparire. La Guardia di Finanza ricostruì che la pelletteria Serena era l'ennesima impresa subentrata alla precedente in una lunghissima catena di apri e chiudi, il sistema che permette di sfuggire al fisco e non pagare i debiti maturati con l'erario. A descrivere le condizioni di lavoro sono stati in prima battuta gli operai, che si sono rivolti alla Camera del Lavoro, poi le verifiche, gli accertamenti, i video girati e le foto scattate dagli investigatori. Solita storia, turni massacranti, paghe da fame, un posto letto in un appartamento sovraffollato e, come se tutto ciò non fosse già abbastanza degradante, anche punizioni corporali agli operai meno attenti. Schiaffi in pieno viso e cinghiate sulle mani, questa, secondo le carte dell'inchiesta, la paga se il lavoro non filava liscio. La Guardia di Finanza di Livorno ha scoperto, grazie a indagini patrimoniali effettuate in collaborazione con l'INPS, 7 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di 5 uomini e 2 donne, tutti residenti a Livorno. L'età è da tra i 40 e i 65 anni. Per 4 di questi, che all'atto della presentazione della domanda hanno fornito dichiarazioni false, è anche scattata la denuncia. Oltre a queste 4 denunce, specifiche segnalazioni sono state inviate all'INPS, sempre di Livorno, per i provvedimenti di revoca o decadenza del beneficio e per il recupero di somme che non erano autorizzate, cioè che non gli spettavano, pari complessivamente a 42.000 euro.
La Guardia di Finanza di Firenze ha invece dato esecuzione a un sequestro preventivo per un valore di oltre 130.000 euro nei confronti di un imprenditore fiorentino per aver ottenuto indebitamente un contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge rilancio quale misura di sostegno economico alle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Da controlli incrociati è risultato non solo uno spostamento di contabilità anomalo, ma anche che i destinatari delle fatture non avevano mai intrattenuto rapporti commerciali con l'imprenditore. È morto ieri in una casa di cura di Firenze Paolo Coccheri, 85 anni, fondatore nel 93 delle Ronde della Carità e della Solidarietà, una onlus che si occupa di aiutare i senza fissa dimora. Coccheri nella sua vita è stato insegnante di educazione fisica ma anche attore, le sue partecipazioni teatrali, per anni è stato assistente anche di Orazio Costa. È stato poi negli anni 70, alla fine degli anni 70, che grazie anche all'influenza di La Pira operato questa sua svolta sociale in aiuto dei senza tetto. Moltissimi naturalmente i messaggi di cordoglio da parte di tutte le istituzioni fiorentine. E parliamo adesso di Fiorentina, perché gli incastri del mercato sono veramente infiniti. Quale sarà il futuro per Pezzella e Milenkovic? Vediamo. Gli incastri del mercato, come le vie del Signore, sono infiniti. Se al valzer del calciomercato poi si aggiunge la scadenza dei contratti nella prossima stagione, si capisce allora perché la Fiorentina si sta dando da fare sul fronte uscite per sistemare Pezzella e Milenkovic, entrambi in scadenza a giugno 2022. Il capitano Viola rientrerà in gruppo questa settimana e sarà fondamentale prima il confronto con l'italiano per capire quali spazi il numero 20 si può ancora ritagliare alla Fiorentina. Il gradimento per il centrale arriva specialmente dalla Spagna, mentre in Italia sarebbe stato il Torino ad avviare i primi contatti con la società viola. La situazione Milenkovic è invece legata ad un triangolo di mercato con Atalanta, Juve e Tottenham. L'Atalanta è in trattativa con gli Spurs per Romero. Se dovesse partire il centrale argentino, il nome per sostituirlo è quello di Merih Demiral della Juve. Liberato quel posto nella difesa bianconera, la società della Fiat punterebbe sul centrale serbo per rimpiazzare il turco. Oltre a questo, sempre il Tottenham si getterebbe su Milenkovic qualora la trattativa per Romero non dovesse andare in porto con la Dea. Le tessere del domino sono in piedi, solo il tempo dirà quanto ci metteranno per cadere. Ancora sport, ma andiamo a Tokyo perché c'è stato un sesto posto che però fa ben sperare per il futuro. L'Italia dell'inseguimento a squadre su pista, del quale fa parte anche la ciclista di Poggio a Caiano, Vittoria Guazzini, ha chiuso al sesto posto appunto, uscendo sconfitta per pochi centesimi contro l'Australia. La Guazzini, assieme alle sue compagne, non è arrivata sul podio, ma per le Rockets Girl di Tokyo è sicuramente un grande punto di partenza per Parigi 2024. La squadra di Dino Salvoldi è infatti molto giovane, basti pensare che la stessa Guazzini ha partecipato alla sua prima Olimpiade a 20 anni. Oggi invece, stasera alle 23.30 ora italiana, la nuotatrice di Comeana, Rachele Bruni, sarà in acqua per la 10 km. Bruni arriva a Tokyo dopo aver vinto l'argento alle ultime Olimpiadi, proprio quelle in corso. Parliamo adesso di estate e di un gioco da fare in estate, che siate in spiaggia, a casa o dove volete. La Galleria dell'Accademia vi invita ad agghindarvi alla guisa delle dame dell'Ottocento. Il gioco dell'estate della Galleria dell'Accademia si chiama Ricci ad Arte. È una vera e propria sfida quella che lancia il famoso Museo del David, quella di acconciarsi come le dame ritratte nei busti di Lorenzo Bartolini, allestiti lungo il percorso espositivo. Pettinature ottocentesche piuttosto complicate in effetti. Questi sono alcuni esempi. L'impresa è effettivamente ardua. Copiare le chiome, farsi un selfie e inviarlo a info@friendsofdavid.org oppure pubblicarle su Instagram con questi riferimenti: @galleriaaccademiafirenze e #ricciadarte e #artsycurely. Dalla seconda metà di agosto e per tutto il mese di settembre, ogni settimana le acconciature più fantasiose e più riuscite verranno pubblicate sul profilo Instagram della Galleria dell'Accademia di Firenze.
Non solo. A fine settembre una giuria sceglierà la migliore tra quelle che hanno ottenuto più like e i vincitori avranno diritto all'ingresso gratuito per 3 persone e una visita guidata alla galleria. La foto non può essere superiore a 1 MB. L'invio costituisce un automatico consenso alla pubblicazione. Attenzione però, indossare una parrucca già fatta non vale. Il David sorveglia. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.